sono le 19 e quindi diamo la partenza, il via a questo webinar. Allora, mentre aspettiamo che si colleghino tutti quanti davvero a questa serata straordinaria, devo ammettere che sono fortemente emozionato perché, insomma, a parte questo appuntamento con Paolo, per me è sempre, insomma, parlare con Paolo è sempre una cosa emozionante, divertente e soprattutto arricchente, ma poi poterlo fare in compagnia di migliaia di persone è davvero qualcosa di unico, no? Quindi, insomma, mentre aspettiamo che tutti quanti arrivino, io vorrei fare il benvenuto a tutti quanti e soprattutto dei ringraziamenti. Parto, è strano, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine e li faccio all'inizio. Perché... Massimo, è giusto. Dai, insomma, la gratitudine è uno dei sentimenti e delle emozioni più importanti da coltivare nella propria vita. Io in questo momento ho veramente il cuore pieno di gratitudine nei confronti degli istruttori di Genio 21 Giorni e dei tutor. Ragazzi, questo risultato costruito insieme è fantastico ed è uno dei tanti che stiamo mettendo in fila in quest'ultimo periodo. No, veramente di cuore vorrei ringraziarvi perché l'altro giorno, martedì mattina, non so se lo sai Paolo, però il TG3 ha fatto un servizio sulle nostre aule studio nazionali. No, davvero? Sì, perché praticamente dopo quando è cominciato il lockdown, quindi in emergenza sanitaria, noi abbiamo trasportato tutte quante le nostre iniziative dal vivo online e abbiamo creato queste classi studio, perché i ragazzi a casa da soli, con maggiori difficoltà nell'organizzarsi il tempo, stanno trovando dei benefici enormi nel collegarsi ai nostri istruttori, ai nostri tutor e studiare insieme. Adesso abbiamo attivato 5 classi nazionali dove i ragazzi si possono registrare e studiare con compagni di facoltà di città diverse, di tutta Italia, e quindi non solo studiare con impegno, dedizione, con costanza, ma soprattutto creare delle alleanze, delle amicizie con persone che diversamente non avrebbero mai incontrato, proprio in questo periodo dove fra l'altro sono costretti a stare da soli a casa. Quindi è una cosa bellissima, il TG3 ha voluto fare un servizio su questo, cioè, su questa nostra iniziativa. Sì, ma stiamo veramente, abbiamo coinvolto, pensa, 1500 persone, 1500 studenti nelle ultime 3 settimane, mentre prima le classi studio che facevamo dal vivo erano poche centinaia. Quindi insomma, una risposta bellissima, ma c'è veramente tanta gente. Ma io quello che voglio dire è grazie agli istruttori e ai tutor, perché si stanno mettendo a disposizione. Ora è vero, ci sono i medici, gli infermieri che stanno facendo un lavoro straordinario in prima linea, però devo dire che noi nel nostro piccolo veramente ce la stiamo mettendo tutta per essere d'aiuto alle famiglie, agli studenti italiani, ed è una cosa di grandissimo valore. Per quanto mi riguarda, io devo solo veramente essere grato di avere attorno a me una squadra incredibile di gente che è super dedita. Tu, qualcuno l'hai conosciuto, Paolo, lo sai che hanno un cuore pazzesco ed è bellissimo lavorare con voi ragazzi. Mi mancate tanto, vorrei abbracciarvi tutti. Il secondo grazie che vorrei dare è agli allievi. Siamo arrivati intanto a 1138, stanno continuando a crescere, no? A lievitare. Sì, abbiamo 2221 persone registrate per questo webinar, quindi qualcuno si sta ancora facendo attendere, ma intanto adesso facciamo solo i ringraziamenti. Quindi. Cioè, no, però io di cuore, davvero, io di cuore vorrei ringraziare anche i nostri allievi della Soft Skills Academy. Perché? Perché siete delle persone straordinarie, questo è il motivo, e rendete straordinario questo progetto che è stato un sogno per tanto tempo e poi ha cominciato a prendere vita, a prendere realtà. A oggi gli istruttori creano contenuti per la rivista, per le serate, però poi in definitiva chi viene come ospite a queste serate decide di fermarsi e decide di iscriversi alla Soft Skills Academy, di abbonarsi alla rivista, di frequentare le serate che facciamo, lo fa perché in realtà trova un ambiente umano straordinario. E siete voi che lo create, sono gli allievi della Soft Skills Academy. Certo. Questa è la prima volta che ho l'opportunità di parlare a tutti quanti loro insieme, quindi ovviamente voglio approfittarne per dir loro grazie, perché anche se non li conosco, so che ci uniscono dei valori importanti, la crescita e il contributo. Crescita e contributo sono due bisogni, anzi non neanche due valori, che accompagnano la nostra vita, e voi ne siete una rappresentazione, ed è giusto che voi abbiate delle opportunità straordinarie, che possiate costruirvi veramente un vantaggio competitivo nei confronti dei vostri coetanei straordinario. E poi l'ultimo grazie naturalmente è per Paolo, lo faccio adesso prima della serata perché... Niente, Paolo è una persona, è un uomo straordinario, una persona straordinaria. No, aspetta, devo farlo, tanto guarda, veramente, poi voglio veramente lasciarti tutto lo spazio possibile perché loro possano prendere il più possibile da te. Io ti voglio un attimo presentare un po' per quella che è stata la mia esperienza, perché ti sono cadute le cuffiette.
Eccolo, con le cuffie, bene. Allora, praticamente Paolo, vabbè, come si potrebbe definire? È un imprenditore seriale, perché ha tante attività, anche in ambiti diversi, e soprattutto in tanti paesi del mondo. Quindi è un vero cittadino del mondo, un cittadino globale, però al contempo è anche una persona di cui è impossibile non notare l'amore che ha per il proprio paese. E gli sbattimenti che si fa per le persone che ha intorno per aiutare questo paese sono colossali, sono veramente importanti e sta facendo una grande differenza. Attualmente, grazie a uno dei suoi progetti più nobili, probabilmente, Imprenditore Non Sei Solo, si è messo a disposizione di decine di migliaia di imprenditori in tutta Italia, che sta aiutando e sta portando un contributo di grandissimo valore. Grazie alla sua esperienza, grazie alle sue alleanze, grazie a tutto quello che è stato il suo percorso. E soprattutto penso perché ha fatto veramente suo un valore importantissimo, che è quello della gratuità e quello del mettersi a disposizione, sapendo che quanto più dai, quanto più poi ti torna indietro. E lui ne è veramente un emblema. Io devo condividere con tutti quanti, nel frattempo vedo che il numero continua a salire, sono felice, devo condividere con tutti quanti una foto, ma ancora un attimino solo, da non metterla ancora. Praticamente una sera di giugno eravamo a cena insieme qua a Milano, ti ricordi? Giugno del 2019, e forse non so se era la terza o la quarta volta che parlavo a Paolo di questo mio sogno della Soft Skills Academy, di come farla crescere, prosperare. E a un certo punto lui mi guarda e fa: allora, questo è un bellissimo progetto. Questo progetto può cambiare le cose, può cambiare il paese, però. Quanti sono adesso gli iscritti all'SSA? E io ho detto, ma saranno, 900, 1000. Fa, 1000 sono troppo pochi, dobbiamo arrivare a 50.000. E ho detto, cavolo, sì! Ho detto, allora, aspetta, tu dimmi e io faccio, vai. No, perché questo atteggiamento, tu dimmi e io faccio? Perché Paolo è un grande mentore, è il mentore di tantissimi, innumerevoli, bravissimi imprenditori che seguono la sua classe, l'MBS, la Mind Business School. È un mio mentore nell'ambito dell'imprenditoria, ho imparato tante cose e spero di impararne ancora tantissime. E soprattutto, davvero, a parte ecco, questa figura di mentore, di maestro, è anche da subito stato un amico, un alleato e un cospiratore. Stiamo cospirando insieme, io e Paolo, per questo progetto della Soft Skills Academy. E vi voglio far vedere, adesso ve la faccio vedere, Dario la vuole proiettare. Ecco, questo qui è, a un certo punto, insomma, in un momento creativo, Paolo in questa cena toglie tutto da davanti, insomma, piatto, bicchiere, posate, prende un blocchetto degli appunti e comincia a segnare degli appunti, e comincia a scrivere delle cose. E adesso non so se si vedrà questa immagine, quando si vedrà... Perché ci mette un sacco di tempo a caricare le slide, il programma. Comunque, ma adesso ve la faccio vedere. 1400 persone, accidenti, tanti. Sì, sì, io pensavo che fossimo in una cinquantina, che facevamo una riunioncina su Zoom, invece accidenti. Zoom abbiamo dovuto lasciarlo quando... Perché Zoom arriva fino a 1000, quindi sai... Dobbiamo usare altri mezzi, non va bene. Per Soft Skills Academy non va bene per genere. Per Soft Skills no. Comunque dai, adesso non importa se si vedrà questo foglietto, però insomma è simpatico perché da quel foglietto siamo partiti e abbiamo poi insieme a Paolo, insieme agli istruttori di Genio Mentungiorno, abbiamo creato un grande progetto. Adesso ci sono delle aziende partner, dei partner sostenitori del progetto Soft Skills Academy. Noi abbiamo mensilmente un intervento in ogni sede di imprenditori illuminati che vanno a raccontare ai ragazzi giovani cos'è che serve per poter diventare un campione in azienda, qual è la loro esperienza, che cosa hanno imparato, no, nella vita da imprenditori per permettere a chi è più giovane di fare una strada importante come quella dell'imprenditore, oppure di diventare un collaboratore straordinario in azienda più facilmente. Ecco, fondamentalmente il progetto della Soft Skills Academy, e questo lo dico per chi segue questa serata per la prima volta, so che abbiamo tantissimi ospiti questa sera, ne sono molto felice e quindi ne approfitto per salutare anche chi è nuovo a questa esperienza. Questo progetto nasce per creare un anello di congiunzione tra il mondo degli imprenditori, che è un mondo di persone attive, costantemente sul campo a cercare di risolvere i problemi non solo della loro azienda, ma spesso anche i problemi più grandi della nazione, e i giovani.
i ragazzi, per prepararli al mondo del lavoro. E insieme a loro, in realtà, devo dire che poi si riuniscono spesso dietro lo schermo del computer anche intere famiglie, perché in realtà questa esperienza è prima di tutto qualcosa di straordinario da un punto di vista umano. Il fatto di ricevere contenuti sulle soft skills oggi è importante, ma soprattutto il partecipare a eventi come questo, dove si imparano tante cose e si condividono con persone motivanti e motivate, fa tantissimo la differenza. Ecco, quindi insomma io ho fatto un po' il mio cappello introduttivo e ci tenevo tanto a ringraziare Paolo, come vi ho detto, perché in questo progetto della Soft Skills Academy è uno dei più grandi cospiratori che noi abbiamo insieme. Cospiratore sembra una parola un po' brutta magari per chi non è abituato a sentirla come ogni tanto la utilizziamo noi, vero Paolo? Certo, cospiratore è una persona con cui progetti. Vedi, ha un po' il senso a volte in segreto, no? Però ecco, è la persona con cui ti segui a progettare, a pianificare e a pensare di realizzare un grande obiettivo, e generalmente servono due persone per realizzare grandi cose. E anche questa idea della Soft Skill Academy in effetti è figlia poi dopo di un gruppo di persone, no? Che cospirano assieme, cioè che si trovano assieme con un progetto bello, entusiasmante, per cambiare l'Italia, perché questa è una cosa molto bella di cui parliamo. Tra l'altro, Massimo, io non vedo l'ora che ricominciamo a mettere gli imprenditori vicino agli studenti, perché questa cosa è molto importante. Assolutamente. Cioè, gli imprenditori hanno bisogno di parlare con le giovani generazioni, perché spesso c'è come un canale, c'è un distacco. E allo stesso modo anche, secondo me, le giovani generazioni, voi potete dare agli imprenditori una serie di spunti e acquisire delle cose che portano un grande valore. Qui c'è anche Matteo Zaniboni, lo saluto. Ci siamo. Adesso c'è questo, io vedo questo filmato, questa cosa che gira. Anch'io vedo questa cosa che gira, però in realtà mi dicono che si vede, la vediamo solo noi così che gira. Ok, benissimo. Allora, niente, facciamo cosa si può fare? Un refresh della pagina? Adesso Dario ce lo risolve. Partiamo. Io non vi vedo, spero che mi sentiate. Saluti anche da chi c'è, da Forte dei Marmi, Diego Bertellà, tanta roba. Chiara ci vede, quindi Massimo, dobbiamo partire, io non vi vedo. Partiamo, però... non ti preoccupare. Innanzitutto io voglio ringraziare la Soft Skill Academy, Genio in 21 giorni e tutti gli istruttori, e voi sapete che io sono innamorato di Genio in 21 giorni e degli istruttori di Genio in 21 giorni, perché sono persone che hanno una passione, un amore per quello che fanno che è straordinario, e ogni volta che vedo una loro iniziativa io mi emoziono, perché vedo l'energia, la positività che mettono, è davvero qualcosa di straordinario. Cioè loro vogliono davvero, io ecco, ho visto un gruppo che vuole davvero aiutare gli studenti e farli vincere. Quindi io ringrazio loro, ringrazio la Soft Skill Academy, ringrazio Massimo e ringrazio voi per essere qui questa sera. Questa sera di cos'è che vi voglio parlare? Dimmi Massimo, ti vedo che stavi per dire qualcosa. No. Io, ecco, e poi sono aperto anche a tutte le domande, siccome non abbiamo a che fare, poi, ecco, per le persone che non sono mai state nella Soft Skill Academy, perché cosa sono le soft skill? Sono quelle abilità che non sono hard, cioè non sono solide, ma sono quelle abilità, diciamo, intangibili, che però fanno una grande differenza per il successo. E io questa sera vi voglio parlare di 10 abilità legate alle soft skill, 10 regole che io, pur partendo dal niente, mi hanno permesso di costruire una grande fortuna. Perché io sono partito da niente, non avevo denaro. Ecco, a distanza di... Certo, Luca Cirimbilli, lo vedremo tra poco. Paolo legge gli altri anche se non parlano, il fenomeno di tutta la comunicazione. No, guarda, è una soft skill, l'abilità di ascoltare, di osservare, e oggi ne parleremo. Cioè, io vedo tante persone che non hanno imparato ad ascoltare, Massimo. No, è un problema. Sapete, cioè tu puoi essere laureato, diplomato, avere anche tanti soldi, se non sai ascoltare. Cioè, vedi, tu parti handicappato nel tuo percorso verso il successo. E quindi anche quella, Luca, è una soft skill molto importante.
Ecco, io vedo in genere, vedo giorni tante soft skill e vedo tante di quelle cose che poi adesso descriverò anche nelle 10 regole del successo. Quindi 10 strategie o un percorso che mi ha permesso di, partendo da zero, realizzare i miei sogni professionali e anche un pochettino quelli materiali. E quindi, Massimo, dobbiamo parlare di questo, del successo. E forse, Massimo, anche qua, è il tempo di coronavirus, di difficoltà, dove anche, sai, io, alcune persone parlano di perdere il lavoro, alcuni sono preoccupate, ci troviamo a parlare di una cosa grande. Perché forse dovremmo fare anche un po' una premessa. Il leader, o quelli che costruiscono una cosa grande, non pensano a quello che accadrà in un anno, in due anni. Certamente lo devono tenere in considerazione, ma hanno un progetto di più largo respiro. Io con la mia azienda OSM penso ai prossimi 100 anni. E quindi il coronavirus saranno 2 anni o 3 anni di difficoltà, di lacrime e sangue, ma non sono niente rispetto al gran progetto. Voi qui, io mi immagino che abbiamo tante persone anche che sono giovani, che sono in età, cioè stanno finendo l'università. Certo. Tu devi guardare ai prossimi 10 anni. Ai prossimi 15 anni, hai una vita davanti e devi guardare il tuo progetto. Questa sarà una parentesi, ahimè sfortunata, ma noi dobbiamo guardare anche avanti. Per un anno, per 6 mesi, quello che vedremo che durerà, soffriremo, ci riorganizzeremo, impareremo, ma per poi dare gas e realizzare grandi obiettivi. E quindi, un po' con la mia premessa, quindi parlo di questa cosa, e qui vedete, e l'ho scritto anche in questo libro nel 2004, adesso vi racconto poi tutta la storia, le 10 regole del successo. E devo partire dalla definizione di successo, perché ognuno di noi ha una definizione personale di successo. Io personalmente nella società mi rendo conto che quando chiedo alle persone la loro definizione di successo, trovo 2 definizioni. Una è basata sull'abbastanza. Come sta andando? Dai, abbastanza bene. Senti, sai, tutti sono in difficoltà, io tutto sommato me la cavo, sono abbastanza contento. Gli chiedi, com'è che va a casa? Dai, va abbastanza bene, no? Cioè, se non litighiamo ancora con mia moglie, le cose vanno bene. Se però litighiamo un'altra volta, sono fuori di casa. Com'è la casa dove stai facendo la quarantena? Dai, abbastanza bella, cioè, ho un piccolo tavolino su cui lavorare. Ecco, c'è molto nella società questo concetto dell'abbastanza. Invece, secondo me, il concetto di successo deve essere basato sulla abbondanza. Cosa vuol dire abbondanza? Vuol dire la consapevolezza che stai realizzando i tuoi sogni. E i tuoi sogni non sono necessariamente dei sogni materiali. Per me una parte importante dei miei sogni è aiutare gli imprenditori che sono in difficoltà. E vedete, lo posso fare tante ore, cioè ci posso passare tanto tempo. Vedete, quindi sto realizzando i miei sogni. Dunque, alcune persone, dopo che hanno cercato di inseguire l'abbondanza, Massimo, iniziano a perseguire l'abbastanza. Gli mancano le soft skill e quindi dicono, ma sai, il lavoro che sto facendo non mi piace davvero. Non è quello che io volevo fare nella vita. Però sai, ma, e mi piace anche il vostro gruppo. Però sai, dai, qua va abbastanza bene, no? Ti è mai capitato, Massimo, di anche a te pensare così, casomai un po' di tempo fa? Assolutamente. E in qualche ambito della mia vita devo ammettere che ogni tanto ho ancora la tendenza un po' a sedermi su certe cose, non magari nell'ambito professionale, non nelle relazioni importanti, però a volte ci sono delle cose che ancora, per abitudini di pensieri, per abitudine anche di frequentare poi a volte, non so, magari un certo ambiente che è un po' così, no? Un po' è abbastanza certo. Buono. Però ho capito da qualche anno la vera importanza di circondarsi di persone che invece ragionano su un altro livello. E vedete, quando parliamo della... cioè, e perché quindi le soft skill sono la chiave all'abbondanza. In assenza di soft skill... dovrai rassegnarti all'abbastanza. Guarda, le aree della tua vita dove hai l'abbastanza, cioè dove in altre parole non vuol dire abbastanza
accontentarsi, perché è giusto accontentarsi e provare gratitudine. Ma vedi, l'abbastanza è quando ti accontenti di qualcosa che non ti piace, tutto sommato, dai, tutto sommato me lo faccio piacere, me lo faccio andare giù. Nelle aree dove tu ti stai rassegnando a abbandonare i tuoi desideri, è perché ti mancano le soft skill, ti mancano alcune abilità come per esempio quella di ascoltare, oppure alcune abilità come quella di coinvolgere, o come quella di progettare, di sognare. E quindi io ho scritto questo libro nel 2003 o 2004, e la mia vita stava già andando discretamente bene, perché avevo già un discreto successo. Avevo una piccola azienda che andava bene, guadagnicchiavo, stavo bene, stavo iniziando a crescere. Ecco, da lì in poi, seguendo questi 10 principi, io devo dirvi che ho realizzato tantissimi dei miei sogni e ne continuo a realizzare. Quindi, anche se ho scritto questo libro nel 2003-2004, devo dirvi che quei 10 principi che io ho messo li seguo ancora oggi per realizzare grandi obiettivi. Quindi, vogliamo realizzare i nostri sogni. A volte alcuni sogni non li abbiamo ancora veramente formati, perché casomai non sappiamo davvero cos'è che vorremmo andare a fare. Però i nostri sogni sono di guadagnare bene, di avere una bella famiglia, di apprendere una certa conoscenza, di girare il mondo. Oddio, adesso per un pochettino dovremo fare un po' più in Italia, però c'è la possibilità di realizzare i nostri obiettivi. Allora, e qui adesso entriamo anche un po' più nel campo professionale. Il libro parte da questo assunto, che tu, parlo di te come professionista, sei invisibile. Cosa significa che sei invisibile? Significa che, vedi, ogni giorno avvengono nel mondo innumerevoli transazioni, anche adesso, anche in un momento di forte crisi. Avvengono transazioni per miliardi, si aprono e si chiudono aziende, partono grandi progetti, e casomai alcuni di questi grandi progetti sono affini a quello che tu vorresti realizzare. Però non ti coinvolgono. Perché non ti coinvolgono? Perché sei invisibile. Cioè le persone che possono decidere di coinvolgerti non ti notano, non ti vedono. Sei come a volte una persona, parlo di chi all'inizio del proprio percorso di carriera, sei una persona, oppure chi casomai non ha ancora riuscito a svoltare, e le persone che prendono delle decisioni, che muovono le cose, non lo vedono. E io vi faccio degli esempi su questo. Vedete, io 3 settimane fa ho cominciato un progetto nuovo, 2 o 3 settimane fa, che si chiama Virtual OSM. Cioè quindi una sezione virtuale della nostra azienda. E ho coinvolto le persone che sapevano fare marketing, che vedevo entusiaste. Ho coinvolto anche delle persone non così esperte, perché le conoscevo, perché le avevo osservate. Qualcuno di voi casomai è qui e sta studiando da avvocato, no? O ha terminato i suoi studi come avvocato. 10 giorni fa abbiamo avviato un progetto che si chiama Legal Partner, dove costruiamo un sistema in franchising per avvocati. E eravamo qui che ci dicevamo: ci mancano le persone. Perché non abbiamo chiamato te? Perché sei, per certi versi, invisibile. Vedi, così come io, ci sono tante altre persone che io conosco. Massimo è un esempio. I colleghi di Massimo di Genium 21 giorni, Giacomo, Luisa, Chiara, hanno progetti, altri imprenditori hanno progetti. Però in qualche modo non ti coinvolgono nei progetti che potrebbero cambiare la tua esistenza o il tuo percorso professionale, perché non ti conoscono. E vedi, non è che ti devono conoscere tramite un curriculum vitae che gli mandi. È un altro tipo di conoscenza che devono fare. E vedi, quando, per uscire da questa invisibilità, ci saranno 4 principi. Che ti porteranno a entrare in contatto con le persone che muovono le cose. Allo stesso modo, se tu sei un commerciale di un'azienda e sai, in qualche modo nel tuo mercato non stai sfondando, vendi servizi telefonici o vendi software o vendi, sei invisibile. Le persone non ti notano, non ti vedono.
ci sono persone che possono influenzare. E per renderti visibile dovrai seguire, o nella mia esperienza, che può essere, intendiamoci, anche incompleta, qualcun altro potrebbe essere più bravo di me, dovrai fare 4 strategie che ti porteranno fuori dall'invisibilità. E nessuna di queste strategie ha a che vedere con inviare dei curriculum. Anche se può aiutare a inviare dei curriculum. Allora, la prima regola del successo, o il primo principio, è che il successo, secondo me, non è una via di fuga da un'esistenza che non ti soddisfa, ma è la trasformazione della tua presente esistenza in qualcosa di grande. Il successo non è scappare. Non è io lavoro in questa azienda, non sono contento di come vanno le cose in questa azienda, e adesso vado via e quindi vado in un'altra azienda dove, guarda un poco, dopo un poco che ci lavoro, tendono ad accadere le stesse cose. Se vuoi avere successo, non devi scappare andando a ricercare nuove opportunità, e vi farò degli esempi tra poco di questo, ma devi cambiare tu. Quindi il primo principio per il successo è che il successo non è la fuga da un'esistenza o da un'attività professionale che non ti piace, ma è la trasformazione della tua vita o della tua attività professionale in qualcosa di grande. E trasformi questa cosa trasformando te stesso. Altrimenti, se non inizi questa trasformazione di te stesso, e molti di voi hanno già cominciato con il discorso della Soft Skill Academy, tutte le opportunità, tra virgolette, che inseguirai si riveleranno una falsa pista. Vedi, e ti faccio degli esempi. Ogni tanto viene a lavorare nella mia azienda o qualcuno e si candida e dice: sai, io Paolo ho lavorato per altre aziende vostre concorrenti, altre attività di formazione o altre attività di consulenza aziendale, però non sono come voi. Io sono contento che adesso lavoro con OSM e OSM mi porterà al successo. In parte ha ragione, ma no. Però vedete, anche lui sta cercando l'ennesima falsa pista. Lui è vero che potrebbe anche cambiare azienda nel processo, ma non si deve mai dimenticare che deve cambiare se stesso. Cioè, quindi il successo richiede il cambiamento di se stesso. Oppure a volte incontro dipendenti di aziende e io mi siedo a parlare con loro e loro mi dicono: Paolo, sai, io lavoro qui e qui non è che va tanto bene, però il mio vero sogno è aprire la mia azienda. E anche loro in parte hanno ragione, perché è giusto aprire la propria azienda o desiderare di diventare. La vita oggi ci sta già dando quello che valiamo. Se noi vogliamo che la vita ci dia di più, dobbiamo cominciare a valere di più. Quindi, un altro esempio ancora. Io incontro persone, sapete, io faccio molto trading, no? Ho casomai dei soldi che devo investire ed è un'attività a cui mi dedico, e alcuni, sai, vedono i miei risultati, vengono da me e mi dicono: Paolo, devi insegnarmi a fare trading con le criptovalute. E vedi, anche loro che cosa stanno cercando di fare? Stanno cercando di trovare una scorciatoia, un modo di guadagnare denaro senza invece aver fatto una trasformazione di se stessi. Non vuol dire che non devi imparare a fare trading, non devi imparare quali sono gli strumenti finanziari, ma mentre fai queste cose non ti devi dimenticare della cosa più importante. Il successo non è una via di fuga, non si raggiungerà con delle vie di fuga da un'esistenza che non ti soddisfa. Adesso sei in una città che non ti piace, dove non vedi delle grandi opportunità. Trasformando te stesso, trasformerai in parte anche quella città. E allora, avendo cominciato il percorso di trasformazione di te stesso, vedrai che inizieranno ad arrivare le vere opportunità. Perché
se avvii quel percorso di trasformazione, le altre persone ti noteranno, quelle che possono coinvolgerti in delle opportunità. Io non vedo dei messaggi nella chat, quindi mi immagino che... Sì, li stiamo... Li stiamo gestendo. Ok, no, bene, se ci certo, sono... Certo, tutto bene, a posto. Perfetto. No, io non no, stai tranquillo, Paolo. No, comunque... avanti da solo, ok. No, figurati, guarda, anzi, le persone stanno continuando ad aumentare. Quindi, benissimo. Fondamentalmente, il primo aspetto è questo. Bisogna concentrarsi su se stessi, perché se desideriamo un cambiamento nella nostra vita, se desideriamo il successo, non lo possiamo... attribuire a qualcosa di esterno, no, cioè non possiamo credere che ci possa arrivare il Messia a salvarci o l'idea che fa la differenza, ma deve essere qualcosa che viene costruito Bravo. Partendo da una base che è noi stessi. Vedi, io questo è il principio. Lavoro in un'azienda, adesso io non voglio estremizzare, però lavoro in un'azienda dove non ho grandi opportunità. Io per avere il successo devo prima vincere almeno in parte in quell'azienda. Bene, siamo d'accordissimo. Non vado, e sempre parte di questa prima regola devo iniziare un percorso di miglioramento, quindi la scelta di unirsi alla Soft Skill Academy è una scelta nella giusta direzione, perché tu stai dicendo guarda, io è vero che sto casomai in Molise, in una cittadina dove non ci sono industrie, non ci sono opportunità, però partecipando alla Soft Skill Academy vado a Bari e sto lavorando per trasformare me stesso. Se invece scappi e cerchi, dici, ma forse devo trovare un lavoro migliore, ma non trasformi te stesso, quel lavoro migliore, dopo l'iniziale innamoramento, si rivelerà una falsa pista. E questo è il primo principio. Quindi, una volta che hai questo primo principio, devi sapere il secondo. Il denaro, e per introdurre il secondo, ti devo spiegare questa cosa, devo parlare un po' del denaro. Il denaro non dipende dalla fortuna. C'entra anche la fortuna, però principalmente il denaro che hai dipende da quello che tu hai dato al mercato nel passato. Cosa significa? Bill Gates è uno degli uomini più ricchi del mondo, il fondatore della Microsoft, perché usando Word, Microsoft Word, io non devo riscrivere a mano ogni volta un libro. O usando Microsoft Excel ho molta più facilità nel fare i calcoli e mi fa risparmiare tempo, mi dà un valore e ha dato quel valore a tantissime persone. Il denaro che hai dipende dal valore che hai dato al mercato nel passato. Perché Jeff Bezos è l'uomo più ricco del mondo? Perché Jeff Bezos mi permette di ricevere il mio tè inglese domani, cioè se io glielo chiedo stasera lui me lo fa avere domani, mentre prima dovevo chiamare a Londra, trovare un venditore di Londra, farmelo mandare per DHL, spendere $48 per la spedizione, aspettare una settimana che mi arrivasse. Invece io domani, grazie a Amazon, lo posso avere qui. Vedete, mi ha semplificato la vita, mi ha dato un valore. E vedete, Jeff Bezos ha dato anche un grande valore a quel signore che vende il tè inglese, perché lo ha messo in contatto con tantissimi altri clienti che lui non avrebbe mai raggiunto. Avendo generato valore per tante persone, Jeff Bezos ha tanto denaro. Ci sono delle eccezioni a queste, ma noi dobbiamo sapere che il denaro che abbiamo dipende dal valore che abbiamo dato al mercato. E quindi se tu adesso guardi il tuo conto in banca e c'hai $1,000 o €1,000, è perché tu il valore che hai dato al mercato nel passato non è stato molto grande o non è considerato un valore molto importante. Oppure li hai spesi tutti. Certo, puoi anche averli spesi tutti, bravo, o casomai, ecco, anche quello, Massimo, è una buona idea. Cioè, forse questo è il caso, allora è meglio. Però è chiaro che dopo li devi anche gestire. Però certo. Il valore, il denaro che abbiamo, dipende in generale, o che incassiamo, dipende dal valore che diamo al mercato. Assolutamente. Apple perché è l'azienda più ricca del mondo in termini di denaro sui conti correnti? Perché vedi, Apple mi permette di vendere i miei libri su iTunes e di incassare dei soldi, di vendere le mie app e di guadagnare dei soldi. Mi dà un grande valore. Dandomi un grande valore è ricca. OSM, la mia azienda, perché, o una delle mie aziende, perché ha denaro? Perché OSM aiuta gli imprenditori a fare tanti utili.
aiuta gli imprenditori a guadagnare di più, ha tanto denaro sui conti correnti perché lo gestisce bene, ma prima ancora perché ha dato valore. Quindi il denaro è quello che ti rimane dopo che tu hai dato valore al mercato. Se non hai denaro a sufficienza è perché devi migliorare o aumentare il tipo di valore che dai al mercato. Casomai dai un valore che per te è interessante, ti piace, è bello, ma non è ritenuto così importante dal mercato. Allora, qual è la seconda regola del successo? Il successo è il passaggio a una condizione di scambio superiore. Se io voglio avere successo, da dare qualcosa al mercato, devo imparare a dare di più. Come posso fare a imparare a dare di più? Studiando, migliorando, lavorando su di me, imparando dai migliori, anche gratis. Capite? Quindi se io mi rendo conto che ho solo 500 euro o 1000 euro o 2000 euro sul mio conto corrente e sono anche un po' preoccupato adesso che ci sarà il lockdown, ci sarà un po' di crisi economica, non ho voglia di denaro. Io, mentre faccio fronte, la domanda importante che devo farmi è: ma io che valore sto dando al mercato? Com'è che posso fare a dare più valore? E vedete, per capire il valore devo capire che cosa gli altri considerano di valore. Devo dare qualcosa alle persone che valga di più. Come posso farlo? Con la conoscenza. E lo posso fare studiando, lavorando su di me, imparando dai migliori. La conoscenza è la prima arma in assoluto per questo tipo di cosa. E quindi devo migliorare il mio scambio. La prima azione, se vuoi guadagnare più denaro, è devi cercare di migliorare la qualità del tuo scambio. E pensiamo che tu lavori in un'azienda. Lavori dal mio amico Marco Turco e sei uno dei venditori della sala mostra. E prendi 1.700 euro al mese e in più hai una percentuale sulle vendite. Ecco, se tu vuoi avere successo, devi sapere che devi passare a una condizione di scambio superiore e devi chiederti com'è che per lo stesso denaro potrei dare di più a Marco Turco. Forse imparando una lingua, forse imparando a fare bene il marketing e creando una pagina aziendale per l'azienda di Marco Turco, forse iscrivendomi a un corso di vendita, diventando un venditore migliore, forse studiandomi meglio i cataloghi, o forse una domenica andando, siccome Marco vende parquet, andando alla Berti pavimenti in legno di Treviso e studiando un po', andando a vedere la sala mostra e imparare a diventare un fanatico del parquet. Quindi se il primo punto è non scappare, il secondo punto è dobbiamo cercare di dare di più e di migliorare la mia condizione di scambio. E questo mi porta nel terzo punto. Il terzo punto dice che noi dobbiamo comprendere, e poi metteremo tutto assieme, i primi quattro punti poi mettiamo tutto assieme, dovremo comprendere, soddisfare ed eccedere le aspettative altrui, soprattutto eccedere. La società è fatta di persone che pensano sempre alle proprie aspettative e ai propri bisogni. Se tu vuoi avere successo, devi pensare ai bisogni degli altri. Il mio amico Eusebio Gualino dice giustamente: i soldi sono nella testa delle altre persone. Il denaro è nella testa delle altre persone. È nei loro problemi, nelle loro necessità, nelle cose che non riescono a fare. E quindi tu devi imparare a comprendere le aspettative altrui. Per comprendere le aspettative altrui, a volte io ho delle mie idee, ho dei miei prodotti, ho dei lavori che vorrei fare, ma invece mi devo fermare, devo ascoltare. E vi posso assicurare che ascoltare, cioè quindi capire davvero, prima Luca Cirimbilli mostrava, diceva: Paolo, tu sei attento anche a quello che accade online,
devo imparare a guardare la comunicazione non verbale delle persone, devo imparare a comunicare ed è una soft skill, devo imparare a osservare le persone, hanno qualcosa da dire. Quindi quando io vado a un cliente, la domanda più importante è, gli chiedo, ma mi dica, quali sono gli obiettivi che ha, no? E quindi devo imparare a capire, cioè quindi ad ascoltare. E devo imparare a, una volta che ho imparato, devo sapere che quando interagisco con le persone, devo imparare a dare ai miei clienti, ai miei datori di lavoro e alle persone con cui interagisco, cercare di dare sempre di più che si aspettavano, avere l'extra mile. Dimmi Massimo. Paolo, guarda, penso che questa sia una regola proprio assoluta di tutte le relazioni in realtà, no? Perché se una persona in realtà si comporta così anche col proprio partner, per esempio, imparando, essendo innamorato dell'idea di poter stupire la persona, di poter eccedere le sue aspettative, ha una relazione di sicuro migliore rispetto a chi invece dà tante cose per scontato. Quindi penso che proprio in definitiva questo sia un elemento fondamentale della che dà qualità a tutte le relazioni, non solo quella lavorativa. Sì. Cosa ne pensi? È proprio così. Noi dobbiamo cercare di... vedi, quando io se vi dico gli errori principali che ho fatto nella mia carriera da professionista o da dipendente, a volte non ho dato alle persone di più di quello che si aspettavano. A volte per risparmiare o per risparmiarmi non ho reso qualcuno veramente contento. Ogni interazione che abbiamo, anche nella nostra vita personale, dobbiamo cercare di dare un po' di più di quello che l'altra persona si aspetta. In questo modo creiamo degli amici, creiamo un passaparola e creiamo delle belle relazioni che sono uno dei grandi ingredienti per realizzare grandi risultati domani. Quindi, cosa significa eccedere? Ritorno a questa persona che lavora con il mio amico Marco Turco. Che cosa si aspetta Marco Turco? Marco Turco si aspetta alcune cose e quindi noi dobbiamo cercare di far vedere che teniamo a lui un po' di più di quello che lui si aspetta. In questo modo lui rimarrà sorpreso, parlerà bene di noi. A sua volta, se è una persona intelligente, inizierà a darci anche più attenzioni e più servizio, più supporto. E quindi eccedere le aspettative altrui, cercare sempre di dare un po' di più di quello che l'altra persona si aspettava. E questo ci porta poi, e vado rapidamente, perché arriviamo a un punto importante. Sì, scusa Paolo, ti interrompo solo un istante. Dicevi giustamente che se il datore di lavoro è una persona intelligente, cioè, vedrà questa cosa, no? Se non lo vede, ce ne saranno tanti altri che lo vedranno. Se io, vedi, lavoro come cameriere... Questa mi piace. In un ristorante e vedi e faccio sempre la differenza per i clienti, sto a lavorare un po' di più, aiuto il mio datore di lavoro a fare l'inventario. Se anche lui non lo riconoscesse questo e quindi mi paga sempre uguale, non mi dà opportunità di crescita, guardate che ci sarà sicuramente qualche fornitore o qualche cliente che mi nota. E vedete che io inizio a uscire dall'invisibilità. Qualcuno mi fa un'offerta di lavoro e mi dice, senti, mi è piaciuto molto quello che tu hai fatto. Perché non vieni da me? Capite? Metto in moto un circolo. Se tu vuoi provare abbondanza, non devi essere il primo che lavora nella scarsità. Quindi se tu mi ingaggi per fare un lavoro, io ti do molto di più di quello che tu ti aspetti. Perché? Perché io sono il primo che metto l'abbondanza. E allora mi arriverà l'abbondanza. Se invece sono uno che mette scarsità, se semino scarsità, quindi do un po' meno, mi accontento, non tratto quel lavoro come la cosa più importante del mondo, allora se metto scarsità otterrò anche scarsità. Capite? Quindi questa è la mentalità dell'abbondanza. Massimo, io posso dirti la verità, tante volte con i miei clienti, con le persone con cui ho lavorato, alcune persone, proprio perché io scambiavo in abbondanza, cioè davo di più di quello che si aspettavano, hanno approfittato di me.
E credo che questa sia un po' un'obiezione di tanti, no? Sul fatto che quando poi è magari uno genuinamente si sta proprio impegnando per dare, 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 ma si aspetta sempre comunque, giustamente, che poi questa cosa si risolva, no? In un risultato anche positivo per lui, insomma. E c'è chi se ne approfitta. Certo, c'è chi se ne approfitta. Adesso Massimo, la tua voce è andata via. Sì, no, ma ci sono, ci sono. Sì, ok. Prego. No, dicevi, c'è stato chi se ne è approfittato. Certo, un 20% di persone se ne approfitta, se ne approfitterà, te lo dico già subito. Ma quell'altro 80% che non se ne approfitta ti porterà molto lontano. È ovvio che tu ti dai un tempo dopo. Tu però continui a dare e non lasci che quel cretino che se ne è approfittato trasformi la tua grande persona. Perché per avere successo tu devi nutrire e far emergere la grande persona che sei. Tu in maniera naturale sei uno generoso, che ha voglia di fare la differenza, che ha voglia di aiutare. Però perché lavori per un cretino che non ti valorizza, non lo fai più. E ti trasformi. Quindi non accettare di farti trasformare. Capisci? Cioè, rimani così, è chiaro che dopo che hai provato 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, non vedi cambiamenti, puoi iniziare a guardare intorno. Ma generalmente ci sarà qualcuno che arrivi e ti valorizza, prima che tu te ne accorgi. Giusto, Lionella, lungo andare paga. Esatto, Giacomo Perdomini, l'importante è dare, non avremo mai ritorno uguale, ma nello stesso tempo cresciamo e daremo sempre maggior valore acquisendo sempre di più. Giustissimo. Esatto, proprio così. Allora, adesso quando arriviamo al quarto punto, vedi, ogni prodotto o servizio, facciamo un piccolo sommario, quindi il successo non è scappare, dobbiamo migliorare noi stessi. Secondo punto, dobbiamo migliorare la qualità del nostro scambio. E il terzo punto, vedete, sono quasi conseguenziali, dobbiamo cercare di dare alle Certo. persone di più di quello che si aspetta. Il quarto punto dice che per avere successo a livello professionale, perché un prodotto che vuoi lanciare si realizzi, devi avere una tua rete di alleanze. Che cos'è una rete di alleanze? Sono persone che sono contente se hai successo. Sono dei tuoi collaboratori che non sono dipendenti, sono dei tuoi alleati. Qualcuno che ha un interesse nel fatto che tu abbia successo. Qualsiasi prodotto di successo. Vedete, la teoria recente dice che devi avere, se vuoi fare marketing, devi costruire una comunità. Vedete, Soft Skill Academy è anche una comunità. Io ho tanta gente che mi segue su Facebook, ho costruito una followers. Oggi il marketing ha a che fare con costruire una comunità, ma non è sufficiente avere una comunità, devi avere degli alleati. Chi è un alleato? È qualcuno per cui tu hai fatto qualcosa che non era dovuta. Perché a me chiamano a fare presentazioni in Russia o in Australia sulla gestione del personale? Sicuramente perché sono bravo, ma voi pensate davvero che in Australia non c'è nessuno che è più bravo di me? Devono chiamare un italiano. No, mi chiamano perché in Australia quelli che decidono chi chiamare sono dei miei alleati. E quindi vogliono che io abbia successo. Mi sono costruito una grande rete di alleanze. E se allora tu vorrai realizzare il tuo successo professionale, devi costruirti una rete di alleanze. Un alleate è qualcuno per cui hai fatto qualcosa che non era dovuto. E per darvi un'idea di come lavoro io, vi voglio far vedere che cosa ho fatto tra ieri e oggi. Perché questo ti dà un'idea pratica di cosa significa. Vedete, Vai, vediamo. mi ha chiamato un mio amico che lavora nell'ufficio commerciale della Zucchetti, quelli che vendono i software, e mi ha detto: senti, stiamo vendendo questo software, mi aiuti a venderlo? Io non guadagno niente sulla vendita di quel software. Però gli ho organizzato una riunione con 5 o 6 persone di marketing molto capaci, che gli ho chiesto a queste persone di aiutarlo a lanciare il prodotto gratis. Adesso lui è in debito con me. Oppure una mia cliente mi ha chiamato, non abbiamo dei grandi rapporti, e parlando con lei, io gli ho passato due clienti, lei vende materiali per incentive, sai, le penne con il marchio, con stilizzate, e gli ho fatto prendere due clienti per fare questo. Un altro esempio,
un amico, una persona che mi ha aiutato ad acquisire tantissimi clienti nel Veneto è il vecchio presidente, adesso in pensione, di un'associazione industriale. Si chiama Paolo, Paolo Montagnero. Paolo Montagnero è un mio grande alleato. Perché è un mio grande alleato? Perché non sono un grande alleato. Quindi io gli vendevo dei servizi. E un giorno dovevo andare in vacanza in Cina e io sapevo che avevo una fabbrica in Cina e gli ho detto: vuoi che vada a vedere la tua fabbrica in Cina e ti do anche dei consigli? E l'ho fatto gratis e sono andato a Shenzhen per 3 giorni, litigando anche con mia moglie tra le altre cose, per aiutarlo a sistemare le cose nella fabbrica di Shenzhen. Paolo era un alleato. Guarda caso, Paolo poi dopo è diventato il presidente dell'associazione industriale di Belluno. E quando faceva delle presentazioni sul management o sui corsi o sul miglioramento, chi chiamava? Chiamava me, perché avevo costruito un alleato. Un altro esempio ancora. Ieri vedo che un mio pseudo concorrente, che è un mio amico, fa dei corsi di vendita come me, ha messo un post promuovendo i suoi corsi di vendita. Io sono andato sotto quel post e ho commentato: io ho fatto i corsi di vendita di Roberto e mi sono piaciuti un casino e li consiglio a tutti. E capite che Roberto gli ho dato qualcosa che non era dovuto. Altro esempio ancora, mi chiama un mio cliente e mi dice: senti Paolo, sai che volevo ringraziarti perché mio figlio era in un momento difficile, ha letto il tuo libro Le 10 regole del successo, e adesso ripeto il 4, Angela Rio, perché non l'ho ancora detto, fondamentalmente ha a che fare il punto 4 con costruire una rete di alleanze. Quindi questo mio cliente mi chiama e mi dice: Paolo, io voglio... Cioè, mio figlio ha letto il tuo libro, era un po' giù e leggendo il tuo libro si è veramente acceso e voglio davvero ringraziarti perché quel libro ha avuto un impatto su di lui. E sai cosa ho fatto? Gli ho detto, senza dirgli niente, ho trovato il suo indirizzo di casa e gli ho mandato il libro autografato con una dedica per il figlio. Questa cosa lo rende un mio alleato, non era dovuto. Bellissimo. Quindi io tutti i giorni cerco di farmi... Prego, dimmi Massimo. No, dico, dai, un bellissimo gesto. Ci vuole un po' di sensibilità, un po' di amore, direi proprio. Amore per le persone. Ecco, e questo vedi, ci porta appunto al quarto punto, che l'Angela Rio giustamente lo chiede, E l'Angela Rio dice: Angela Rio, il quarto punto è come si fanno a creare tanti alleati? Si diventa una bella persona. La quarta regola del successo, secondo me, è diventa una bella persona. Che cos'è una bella persona? È la persona che si ferma a ringraziare il cameriere quando esce da un locale. È la persona che lascia una bella mancia. Chiaramente rispetto a quello che può permettersi. È la persona che ringrazia il cuoco. È la persona che è gentile con chi non la può aiutare. È la persona che è sempre attenta ed è sensibile agli altri. Se tu diventi una bella persona, e sei già una bella persona, ma se sviluppi quelle caratteristiche, costruirai tantissimi alleati. Una bella persona è una persona che è attraente, ma non perché fa le battute, ma perché tu guardi quella persona e dici: guarda, quella lì è proprio una bella persona. Non nell'aspetto, ma dici: cavoli, quella è proprio grandioso, no? Beh, se posso dire una cosa, Paolo, io credo veramente che di base una bella persona c'è dentro ognuno di noi, no? E che a volte poi sono le esperienze a cui noi decidiamo di attribuire dei significati negativi che ci impediscono di far venire fuori sempre quella bella persona e la teniamo un po' nell'armadio solo per le belle occasioni. A volte bastano cose banali, perché in realtà proprio per parlare di bellezza anche vestirsi con un bel sorriso, no, aiuta la bellezza di chiunque. Magari uno non è particolarmente affascinante, però quando hai il sorriso sei sicuramente già più coinvolgente e diventi più una bella persona. Però questo sorriso in realtà più che metterlo sulla faccia ce lo devi avere dentro. È un po' questo, no? Un modo per riscoprire la bella persona che c'è dentro di noi. Tra l'altro di Soft Skill Academy. Io quando vengo a vedere le vostre persone
si vede che dentro hanno il sorriso. E senti, e capisco che a volte possono sembrare anche un po' strane, però io devo dire, oh, senti, io, cioè, vedo voi, siete sempre positivi, sempre sorridenti, e la positività è il vostro tratto distintivo. E guarda, senti, a volte, quando dici tu, vedi, a volte Massimo siamo anche giù, no? Però guarda che se tu, quando sei giù, come fai a venirne fuori? Fai qualcosa per qualcun altro. Io personalmente viaggio tanto per lavoro e quando sono veramente triste, a volte prendo il taxi, lascio una bella mancia al taxista. Perché in quel momento, vedi, io esorcizzo un po' quello che accade. Essere una bella persona. Guardate, vi faccio anche un altro esempio di quello che ha fatto un mio amico. Senti, lui è un albergatore e il suo albergo, avete presente, albergatore al mare, gli hanno disdetto quasi tutte le prenotazioni e ha dovuto restituire i soldi. No, in alcuni casi è riuscito a dare il voucher, in alcuni casi ha dovuto restituire i soldi. Quindi immaginatevi, non è che le cose gli vanno molto bene. Ricevo un'email da un cliente tedesco che gli dice, in italiano un po' tutto rotto, è maccheronico, dice, siccome so che avete dei grandi problemi in Italia, noi non riusciamo a venire per le vacanze, però guardate, questi 300 euro che vi abbiamo dato di acconto ve li potete tenere, perché noi sappiamo che avete dei problemi, siamo sempre venuti da voi da tanti anni e ci fa piacere che li teniate voi. Bello, l'ho visto su Facebook questo post, ho letto proprio la lettera di questi due clienti tedeschi. Tedesco è stata una bella persona, una bella persona. E sai cosa ho detto al mio amico di fare? Gli ho detto, mandagli un voucher da 600 euro, per non lasciare mai una buona azione andare impunita. Perché impunita? Non bisogna lasciare impunita una buona azione. Noi lasciamo le buone azioni impunite. Qualcuno bellissima, gentile, questa me la scrivo. Lasciamo impunite, Massimo. Vedi, allora, cosa vuol dire essere una bella persona? Vuol dire essere corretto. Ma una bella persona non è solo una persona che rispetta le regole. È anche una persona che ha delle mete, che è impegnata in qualcosa. Questo è una bella persona. È una persona che è attenta agli altri. È una persona che è produttiva, è una persona che assolve al suo compito. Quindi quando tu fai queste quattro cose, la tua vita inizia a cambiare. Perché comincia a diventare visibile. Sì, le persone ti vedono. Cioè, vedi, che semmai non sei subito una persona di grande successo, ma se tu sei anche commesso in un negozio, e quel lavoro che semmai non è il lavoro della tua vita, ma inizi a lavorare su di te per migliorarti. Ti iscrivi per esempio alla Soft Skill Academy, una grande mossa, e posso dirvi un grande valore per l'idea. Poi cerchi di migliorare la qualità del tuo scambio, quindi studi un poco su come fare marketing per il negozio, studi un modo per dare di più alla tua titolare. Poi cerchi ogni volta che viene un cliente di dargli qualcosa in più e poi diventi una bella persona. Cioè vai fuori ad aiutare la persona che deve portare la spesa. Ti comporti bene, ti comporti in modo etico, vedi, a questo punto le persone iniziano a notarti e dicono, ma chi è quello lì? E vedi, uscirai dall'invisibilità e inizierai ad essere coinvolto nelle grandi opportunità della vita. Le persone che gestiscono aziende, investimenti, progetti, vedi, inizieranno a vederti e diranno, cavoli, quello lì è una persona diversa. Quella lì è una persona diversa. E allora inizieranno a buttarti lì delle idee. Ha detto, ma perché non vieni a lavorare con me? Perché non prendi parte a questo progetto? No, Massimo, è come se noi avessimo, vabbè, è difficile dire, allora, per dirlo a genio in 21 giorni, cioè come sparare sulla Croce Rossa, perché gli istruttori o i vostri alunni sono tutti eccezionali, sono tutti positivi, tutti una grande idea del lavoro. Ma se ce ne fosse uno che di più degli altri scambia in abbondanza, dà di più, si prepara, si forma, immediatamente noi lo notiamo. Ed è un po' voi, anche i vostri istruttori, vedete, sono persone che noti, che ti colpiscono proprio perché sono delle belle persone e perché applicano in modo naturale queste prime quattro regole.
Allora, Sì, secondo me, scusa Paolo, ti interrompo solo un attimo per una cosa, perché tu hai detto che lo fanno in modo naturale, vero? Oggi lo fanno in modo naturale perché per un lungo periodo di tempo o per un tempo sufficiente, quantomeno, lo hanno fatto anche se non era naturale. Cioè io vedo, per esempio, questi 2 mesi io li ho passati proprio 24 ore su 24 con le mie figlie, no? Che a volte giocano a fare finta di. E fanno finta di tante cose, bellissimo. Fra l'altro, vedere la creatività che hanno è qualcosa di straordinario. No? A volte fanno finta di essere la maestra, di essere il dottore, di essere qualunque cosa. E io penso che noi questa capacità immaginativa e creativa non dovremmo mai perderla, perché come si fa a diventare una bella persona? Ma in realtà la risposta è semplicissima: se tu oggi pensi a una bella persona, alle caratteristiche che ha, bene, hai già fatto tutto quello che serve, perché da ora in avanti devi fare come se lo fossi già. Perché più ti comporti come se lo fossi, più quelle azioni diventano uno schema mentale, un'abitudine. Noi abbiamo imparato a essere quello che siamo oggi. Se non ci identifichiamo con una bella persona è perché forse non ci siamo chiesti di fare come se lo fossimo abbastanza spesso. E una cosa, secondo me, è fondamentale è stare in un ambiente di belle persone, Eh perché è più sì, questa è la facile. cosa È più più facile. importante, certo, perché è più difficile essere una bella persona, quindi vedi l'ambiente. Cioè, ecco, l'ambiente è il tipo di persone, ci arriviamo adesso, perché una delle prossime regole avrà a che fare anche con le persone, Martino. Quindi io vedi, così facendo inizio ad emergere. Ora avverrà qualcosa di affascinante. Ecco, attento, molto importante, ricordate ragazzi, dobbiamo sempre costruirci delle alleanze e c'è sempre una buona opportunità in ambito professionale di costruirci un'alleanza, una delle persone che all'inizio della mia carriera, adesso vi racconto che è una banalità. Io 15 anni, 12 anni fa fumavo e mi ricordo che sono andato a un corso 15 anni fa e ho conosciuto questo ragazzo, Donato si chiamava, si chiama ancora Donato, adesso non è più un ragazzo, eravamo ragazzi ai tempi, e mi sono accorto che fumava anche lui. Era il primo giorno che lo conoscevo, abbiamo parlato una ventina di minuti. Sono andato, eravamo in un albergo a fare un corso, sono andato dal tabaccaio e ho comprato un pacchetto di sigarette per me e anche uno per lui e gliel'ho portato. Sapete che quel donato mi ha passato almeno una quindicina di clienti per un valore economico di boh, 70.000-80.000 euro? Perché mi ero fatto un alleato. Ad alcuni ho dato il pacchetto di sigarette, non mi hanno portato niente, anzi me l'hanno chiesto un altro, Massimo. Non è ancora in giro con le sigarette di gratis, no? Hanno preso per il loro pusher. È chiaro che sai, io poi dopo provo su tutti, ma poi sono anche intelligente. Quindi queste prime quattro regole ti faranno emergere e vedrai che ci sono le persone capaci, inizieranno ad osservarti. Adesso qui avverrà un fenomeno particolare che vedi, avverrà questo che inizierai ad essere coinvolto in più progetti, ma dovrai fare a questo punto un cambiamento importante nella tua vita. È un po' come se tu a questo punto, uscendo dall'invisibilità, finissi sotto una lente di ingrandimento. E le persone vedranno le tue buone caratteristiche, ma vedono bene anche, o meglio, anche alcune tue lacune. E arrivi in una zona, in una fascia che si chiama punto di svolta, e qui generalmente nel tuo percorso verso il successo ci arrivi. E vi voglio fare degli esempi di questa fascia. Cioè quindi le tue lacune diventano, anche le tue lacune diventano visibili agli altri. Una volta nel 2002-2003 avevo un amico che aveva una super azienda. E ogni tanto mi faceva fare dei lavori come formatore, come consulente nella sua azienda. E mi diceva sempre: Paolo, porca miseria, tu guarda che sei troppo orientato a vendere. Tu ogni volta che io tiro fuori qualcosa sei lì con la fattura, cavoli. Cioè tu devi mostrare al tuo cliente che tu tieni davvero a lui a prescindere dalla vendita. Va bene vendere, ma tu esageri. Non era proprio vero quello che mi diceva il mio amico Eusebio, ma una sfumatura di quel tipo c'era. Cioè devi imparare a guardare che forse nelle cose che ti vengono dette dalle altre persone, una sfumatura in quella direzione c'è.
Se non che cosa succede? Un anno dopo che l'Eusebio mi ha detto queste cose, mi chiama il presidente del Credito Emiliano, il Credo, no? E mi dice: Massimo, avete presente, cazzo, una banca, no? E mi dice: io avrei mi chiama il suo assistente e mi dice: il presidente ha letto il suo libro e avrebbe davvero un grande piacere di conoscerlo. E Massimo, sai cosa ho risposto io per email al presidente del Credem? No, no, dai, sono curioso. Ho detto: una mia giornata, un incontro con me costa 2.500 euro. Se voi siete disposti a pagarlo... Beh, sì, sono partito... Ecco, dai, il presidente del Credem non mi ha più chiamato. Però io... mesi dopo, perché ci ho messo un poco, ho capito che il mio amico Eusebio aveva ragione. Io ero troppo attento a me stesso. Vedi, c'era una piccola sfaccettatura che non andava bene. Allora, quando inizierai a operare con le altre persone, dovrai imparare a fare anche un po' un'analisi di coscienza. Quindi dici, i feedback bisogna ascoltarli, no? Per, cercando di prendere quello che può esserci di utile. Devi trovare qualcuno di positivo con cui confrontarti, che ti dia un feedback onesto. A volte alcune persone che ti danno un feedback sono dei teste di cavolo e ti vogliono distruggere o ti vogliono manipolare. Però c'è qualcuno che ha mostrato interesse a te e che ti può dare un feedback onesto. E soprattutto, guarda, non c'era bisogno del mio amico Eusebio per dirmi che cosa dovevo migliorare. Io lo sapevo già. Quella roba lì devi migliorare, quella che stai pensando adesso. A volte è una piccola sfaccettatura, ma hai una tua caratteristica personale che devi gestire. A volte che sei un ritardatario, a volte che fai delle promesse e poi non le mantieni. A volte che, diciamo, a livello relazionale non sei proprio la persona più stabile del mondo. Alle volte che alcuni aspetti del lavoro non ti piace farlo, tu sai già che cosa devi migliorare. E la quinta regola dunque è: se vuoi che le cose cambino, come prima cosa devi cambiare tu. Quindi quando le persone inizieranno a coinvolgerti, ecco, dovrai anche avere un bravo coach, che non è che necessariamente è un coach a pagamento, guarda, un istruttore della Soft Skill Academy, che non è interessato a venderti il corso, ma che ti dice semplicemente: guarda, che questa cosa qua la devi migliorare. Ecco, devi ascoltarlo. E devi, a volte te l'hanno già detto quella cosa che devi migliorare, è quella roba lì. Se tu modifichi o migliori quella roba lì, vai al prossimo livello. Se invece non la modifichi, le persone importanti che ti hanno coinvolto diranno: no, vabbè, lascia stare, l'abbiamo capito male. E quindi, se vuoi che le cose cambino, come prima cosa devi cambiare tu. E cosa devi cambiare? Una caratteristica personale. Forse una paura che devi superare. Si parla a volte... Io, alcuni di voi sono studenti, no? Io un po' di tempo fa stavo aiutando mia figlia che fa le scuole superiori a studiare la mitologia greca. E mentre parlavamo della mitologia greca, bene, mi sono accorto che nella mitologia greca c'è sempre una storia ricorrente, cioè c'è un eroe che ha gli dèi contro che non gli sono propizi. E questi dèi gli fanno tutte le cose, gli fanno rapire la moglie, gli uccidono gli amici, i figli sono in pericolo. Fino a quando sto eroe non accetta una sfida che gli fa molto paura. E da lì in poi tutto diventa propizio. Ecco, anche tu hai una piccola sfida di quel tipo. Ci sono delle cose riguardo a te stesso, una cosa riguardo a te stesso, che stai pensando adesso, che devi affrontare. Forse è un compromesso con qualcuno. Forse è un tuo modo di fare che non piace nemmeno a te. Bene, prendi il toro per le corna e affrontala. Perché se sei diventato una bella persona e affronti anche quella cosa lì, ti assicuro che poi parti a razzo.
Massimo, a te è capitato di affrontare qualcosa del genere nella tua vita? Beh, guarda, sono stati numerosi i draghi affrontati, perché le paure in realtà che proviamo sono proprio possono essere anche una grande opportunità per capire dove orientare, no, i propri sforzi nella crescita. Cioè, non è un caso se abbiamo, no, delle paure. Io, per esempio, quando dovevo decidere se diventare istruttore, quindi cambiare completamente la mia carriera di vita, avevo una grande paura, che era quella di lasciare Torino, perché sapevo che un giorno sarei dovuto partire, andare in una città dove non conoscevo nessuno, avrei lasciato la mia famiglia, i miei amici. E questo mi metteva fortemente in difficoltà. Così avevo paura anche che poi non mi avrebbe seguito nessuno nel mio percorso, perché Certo. fondamentalmente non mi ero ancora dimostrato niente, non credevo veramente nelle mie potenzialità. Poi chiaramente, vabbè, per fortuna ho deciso di prendere il toro per le corna. E alla fine è stato grandioso, no? Rendermi conto che la sola decisione di affrontare quelle difficoltà era sufficiente a sentirmi già più forte. Quindi a volte prendere delle decisioni grandi, dove serve la forza, ti permette di trovarla, cioè è nel decidere che trovi la forza. Se aspetti di avere la forza per decidere, il toro per le corna magari non lo prendi mai. Bene, cioè, quindi siamo arrivati al quinto punto, no? Quindi vedi, siamo usciti dall'invisibilità, abbiamo cambiato il nostro modo di essere, abbiamo imparato a scambiare, non abbiamo aspettato che la nostra datrice, vedi, io lavoro per questo negozio che vende occhiali e non aspetto l'opportunità della vita, non sto lì a mandare un milione di curriculum, faccio anche quello, però nel frattempo divento un ottico migliore. Scambio in abbondanza con i clienti, cerco di dare di più alla mia titolare e così facendo o la mia titolare mi coinvolge in più opportunità oppure a un certo momento qualcuno mi offre un'opportunità migliore. Io, mentre mi occupo di prendere quell'opportunità migliore, devo anche fare un'analisi di me stesso e cercare di eliminare quelle caratteristiche che già altri mi hanno dato feedback nel passato che non vanno. E a questo punto, quando ho iniziato a migliorare le mie caratteristiche, ho osservato davvero me stesso, e a questo punto mi vengono anche naturali, mi viene da vedere le caratteristiche o le lacune degli altri. Perché vedo anche che altri invece sono rimasti indietro, che si comportano male. E qui entra la sesta regola del successo, che è diventa leader. Chi è un leader? È qualcuno che guida gli altri, anche se non ti è stata data l'autorità formale. Tutti noi siamo dei leader. Soprattutto in questi momenti dove c'è grande confusione, grande paura, grande incertezza, noi dobbiamo essere leader. Ecco, non devi aspettare il sesto punto, cioè che di arrivare qui, puoi già farlo da adesso. Cosa significa essere leader? Non incolpare, non lamentarsi. Ma quando arriva qualcosa che non ti piace nella tua vita, considerarti la causa di questa cosa. Considerarti come quello che deve fare qualcosa per risolverla. Il mio istruttore che non mi capisce, no? Per fare un esempio che possa essere attinente, ma sono io che a volte non so comunicare bene. Non è il mio cliente che non vuole spendere, ma a volte sono io che non ho capacità nelle tecniche di persuasione. È quando noi accettiamo la responsabilità di qualcosa, possiamo davvero imparare. Le Ecco, persone questo spesso. appunto per me è fondamentale. Vorrei solo appunto che non si confondesse mai questo concetto di responsabilità con quello di colpa, no? Perché poi sembra che uno Assolutamente. deve colpevolizzare se stesso, ma in realtà è no. E proprio è la differenza che c'è tra chi ha l'atteggiamento da vittima e chi invece si sente artefice della propria vita, no? E quindi prende in mano la situazione e comincia a usare il cervello per capire cosa fare per cambiarla, no? Sì, Massimo, perché vedi, qui ecco, colpa è qualcosa che ti viene dopo che per tanto tempo, il senso di colpa ti viene dopo che per tanto tempo hai incolpato gli altri. Cioè finisci vittima di te stesso. Cioè potremmo dire che, vedi, anche qui, proviamo a prendere la presente situazione, no? Non è piacevole, siamo obbligati a stare in casa, alcuni di noi non possono nemmeno andare a lavorare. E io vedo tante persone che si lamentano, Massimo.
E probabilmente Si lamentavano anche di quando andavano a lavorare comunque. bravo, e vedi, si lamentano, bravo, e si lamentano del lavoro. E invece, vedi, loro dovrebbero dire: vedi, io ho tanti amici buddisti, io non sono un buddista, no, ho tanti amici buddisti, e i buddisti mi hanno insegnato una cosa: mi hanno insegnato che qualunque episodio che ti colpisce nella vita è qualcosa da cui tu dovresti imparare qualcosa. E l'unico modo in cui tu puoi imparare dagli episodi che ti colpiscono è se ti consideri, se ti assumi la responsabilità, se ti consideri la causa, se consideri che quella cosa forse tu potevi evitarla, che c'era un modo di gestirla. Che non vuol dire, ripeto ancora una volta, prendersi la colpa, incolparsi, ma vuol dire io forse avrei potuto fare qualcosa di diverso. C'era un'evoluzione o una cosa per me da imparare, ma posso imparare solo se non incolpo le circostanze. La situazione del Covid, la mia azienda è stata pesantemente colpita. Io potrei essere qui a lamentarmi del governo, del virus, della Cina, dell'Unione Europea che non ci aiuta, vedete, non imparerei nessuna lezione. Invece devo dire, bene, cos'è che devo imparare io? Cos'è che devo migliorare? Non, il fatturato della mia azienda non sta calando perché questa crisi ci sta uccidendo, ma perché io probabilmente non avevo innovato, perché io devo imparare nuovi modi per stare in contatto con i clienti o devo scrivere un libro migliore. Allora vedi, ho un'evoluzione umana. Devi avere un'evoluzione umana di fronte alle crisi. Non incolpare. I buddisti cosa dicono? Certo. Dicono che l'universo ci continua a mettere di fronte a delle sfide perché noi si possa imparare qualcosa. E fino a che tu non imparerai quella cosa, l'universo ti rimetterà di fronte a quella sfida. Quindi, se io vedi, incontro, assumo un collaboratore che mi crea tanti guai, vuol dire che in quella relazione umana c'è qualcosa che devo imparare. Devo imparare meglio a scegliere le persone. Se non lo faccio, mi capiterà ancora, mi capiterà ancora, mi capiterà ancora. Quindi questa sfida Covid ha messo tutti noi in difficoltà. Qual è la cosa che dobbiamo imparare? Forse dobbiamo imparare a creare valori in modo diverso, dobbiamo imparare ad avere migliori relazioni con le persone. Ecco, c'è un messaggio. E quindi diventare leader vuol dire questo, non incolpare. Ma renderti conto che tu dentro di te hai una capacità di apprendere e di gestire e di migliorare e di influenzare quella cosa. Tu puoi fare la differenza. E allora, una volta che hai messo a posto te stesso, devi cercare di influenzare positivamente anche gli altri. Certo. E in questo modo, vedi, aumenti ancora i tuoi alleati. Quindi porti della positività ed è un po' come se sai, se sei nella Soft Skill Academy e parli e insegni. Ecco, mettila così, che quelle cose che impari qui stasera, il modo migliore per impararle è insegnarle a qualcun altro, è trasferirle, è cercare di aiutare a migliorare la vita di qualcun altro, invitarlo a una di queste serate. E così facendo vedi che c'è un'espansione della tua area di influenza. Vedrai che la maggior parte delle persone che tu cerchi di influenzare, qui arriviamo a un punto molto importante, so che sembra un po' lungo, però è importante, la maggior parte delle persone cambia quella persona, gli altri non migliorano. Chi sono? Sono le persone che sono poco corrette, sono le persone che continuano a farti notare quello che sbagli ed inizi ad avere degli alti e dei bassi. È normale avere degli alti e dei bassi nella vita, ma sono crescenti. Cioè io inizio un nuovo progetto, mi incasino un poco, poi però imparo qualcosa e poi vado ancora meglio. E poi però, quindi mi espando ancora di più, vado in un altro nuovo progetto e poi mi incasino un pochettino, ma la mia vita via via migliora. Quindi potremmo dire che gli alti e bassi sono più o meno così crescenti, no? Se invece i miei alti e bassi sono statici, la mia vita non va da nessuna parte. Significa che molto spesso vicino a me c'è una persona tossica, c'è qualcuno che un po' a volte anche mi influenza negativamente. Vedi, io quando parlo con qualcuno, se dopo non mi sento bene,
generalmente mi metto in discussione la prima volta, ma se anche la seconda volta che parlo con lui non mi sento bene, poi mi metto in discussione e progressivamente però se continuo ogni volta che parlo mi sento male, più insicuro, forse mi devo rendere conto che se voglio volare con le aquile devo, non posso frequentare i tacchini, ma non devo nemmeno frequentare i cacciatori, cioè Massimo, devo avere vicino anche delle persone positive. Scusa Paolo, volevo dire una cosa, giusto perché prima abbiamo parlato di un punto secondo me assolutamente fondamentale, che è quello di diventare leader, no? E in particolare del fatto che adesso che ci troviamo in questa situazione, per molti quello che stiamo vivendo oggi per molti non era assolutamente prevedibile. E quindi in definitiva ci si trova a dover reagire velocemente a qualche cosa che ci ha preso in pieno viso, no? Come un pugno in faccia. Una cosa che mi ha fatto abbastanza sorridere, un po' con l'amaro in bocca, è stato leggere di una notizia, cioè che al Center for Health Security della Johns Hopkins University a ottobre del 2019 hanno fatto una simulazione di pandemia da coronavirus. Cioè a ottobre del 2019 questi studenti di questa università stavano facendo una simulazione su una pandemia nel loro compito in classe. Fondamentalmente era una cosa molto grave che avrebbe causato 65 milioni di morti nel mondo, e qualcuno pensa forse che non abbiano fatto abbastanza scongiuri, e quindi poi dopo 2 mesi abbiamo avuto questa situazione reale, no? Fa un po' sorridere il fatto che proprio fosse anche una pandemia da coronavirus, ma comunque da un virus che si muove attraverso l'aria. È pazzesca questa cosa, ma in realtà che cosa vuol dire? Che in definitiva, non è vero che una situazione come questa era assolutamente imprevedibile. Ora, questo è un po' chiaramente un esempio veramente forte, no? Però quando sento gente che parla di come adesso, no, la situazione sta cambiando a livello economico per le aziende che non erano digitalizzate, e insomma, voglio dire, i segnali ci sono da tempo. L'importanza, no, del rendersi conto che il mondo ha una doppia forza motrice ormai perfettamente integrata, quella offline e quella online, è importantissimo. Portare avanti dei business senza pensare all'innovazione e niente, sei fuori, basta una situazione come questa per mettere in ginocchio chiunque non fosse stato disposto a confrontarsi con un tema sicuramente difficile e impegnativo fuori dalla zona di comfort come poteva essere la trasformazione digitale. Massimo, un'altra cosa che voglio dire, guarda, anche questo passaggio, io seguo molti, diciamo, molti esperti finanziari dovendo investire, no? Anche, diciamo, persone con una grande testa. Sai cosa dicono loro? Che questa situazione è in realtà una svolta epocale, sarà un passaggio di potere dai baby boomers, cioè le persone nate fino all'anno 1964, che adesso hanno tutto il denaro nella società, verso i millennials, verso voi ragazzi, verso i millennials e la generazione Z, che vedi, saranno le persone più adatte per gestire il cambiamento. Nella mia azienda le divisioni che oggi vanno meglio, abbiamo preso anche dei colpi perché alcune nostre divisioni, non potendo fare i corsi, gli assembramenti, hanno sofferto. Le persone che oggi stanno rispondendo meglio sono delle divisioni fatte da ragazzi sotto i 30 anni. Pazzesco, eh? Cioè il nostro ufficio marketing sta facendo numeri straordinari, o il nostro ufficio ricerche e selezioni, anche se tutti immagineresti che le ricerche e selezioni sono bloccate, sono un gruppo di 25 anni, 26 anni, e loro sono a confronto. Quindi voi avete oggi una grande opportunità, perché la società agevolerà le persone che hanno le vostre abilità, il vostro entusiasmo, però dovete diventare leader e capire che dipende un po' da voi, e che giustamente che dovete prepararvi, dovete acquisire le soft skill e poi dovete lanciarvi, e che la vostra visione della realtà a volte sarà una visione che vi porterà delle intuizioni anche giuste. Quindi, tornando a bomba nel nostro ragionamento, io devo avere vicino delle persone che mi piacciono, l'abbiamo detto, no? Quindi, certo, mentre mi sto migliorando, Massimo, e vedi, sto scambiando in abbondanza, sto imparando, i compagni che scegli determinano il tuo destino. E devi avere l'errore più grande che puoi fare è circondarti di persone che non credono in te, che continuano a criticarti, che hanno sempre un problema. Quelle persone le puoi aiutare, ma nel tuo gruppo devi avere delle persone di cui posso dire sei innamorato o innamorata. Sì.
Sì, è vero, così. Io mi devo innamorare quando vado al lavoro, le persone che vedo, io devo essere innamorato, cioè non vedo l'ora di vederle perché le ammiro e perché hanno la mia stessa passione. E questo tipo di persone ci sono. Quindi sarà costruito un bel gruppo. A questo punto arrivi alla materializzazione del successo, perché le ultime tre mete, le ultime tre regole hanno a che fare con quello molto rapidamente. A questo punto, vedi, hai fatto un grande cambiamento, perché sei diventato una persona produttiva, sei diventato una bella persona, hai imparato ad influenzare un po' gli altri in senso positivo, hai imparato a riconoscere chi non può influenzare, che è un'altra cosa importante. E a questo punto puoi fissare le tue mete davvero. A questo punto devi scrivere i tuoi obiettivi. Devi scrivere i tuoi obiettivi da qui a 5 anni. Da qui a 10 anni, che cosa vuoi fare? Io ho obiettivi a 100 anni. Io voglio cambiare l'economia italiana. Io voglio piantare degli alberi di cui non vedrò mai l'ombra. Per questo lavoro con la soft skills. Perché voi, e questi concetti che io vi do, li do con grande piacere. Perché voi cambierete l'economia italiana. Voi migliorerete le cose. Vedi? E quindi... Ecco, devi avere un progetto, non ti dico a 100 anni, ma a 5 anni, a 10 anni. Cosa vuoi realizzare tra 5, tra 10 anni? Tutte le cose vengono create due volte. La prima volta vengono create nella tua testa. Devi scrivere le tue mete. Quando è questo, arriviamo alla regola numero 9, che è la prospettiva temporale. La prospettiva temporale dice che il dottor Edward Banfield di Harvard ha fatto uno studio sulle persone più ricche nella società e ha scoperto che le persone più ricche nella società non ricercano la gratificazione immediata, ma qualunque attività facciano, cercano la gratificazione nel futuro. Vedi, l'esempio è quello di studiare la Skill Academy. Vedi, tu vai alcune serate a studiare e non stai ricercando la gratificazione immediata. Perché potresti, la gratificazione immediata potrebbe essere: vedo la partita, no? O vado a vedermi un film su certo. Invece tu, possiamo dire che sposti la gratificazione, la ritardi nel tempo per avere una gratificazione più alta in seguito. Come puoi fare a costruire? Cos'è che è una cosa? Vedi, le attività che ti faranno guadagnare tanto sono attività che non mettono immediatamente una gratificazione. Il mio amico Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo che conoscerete, che è famoso, di successo. Il 7 maggio faremo una serata con Luca, quindi con Luca Mazzucchelli. E quindi, insomma, chi non lo conosce ancora avrà l'opportunità di ascoltarlo dal vivo, come noi stasera. È una grande persona. Vedi, cosa dice Luca? Che lui ha cominciato la sua carriera e cosa ha fatto? Per ogni settimana caricava un video su YouTube sulla psicologia. Lui era uno psicologo che era sconosciuto, ogni settimana per un anno. Vedete, ipotizziamo che gli servissero 4 ore per farlo. Ogni settimana investiva 4 ore senza una gratificazione. Se vuoi costruire un seguito Instagram o social, devi fare delle cose che non hanno una gratificazione immediata, ma che ti ritorneranno tantissimo nel domani. Un'altra attività che non ti porta una gratificazione immediata è lavorare con i migliori, anche gratis. Io, quando avevo 18 anni, sono andato a lavorare negli Stati Uniti e guadagnavo pochissimo. Anzi, non guadagnavo niente. Mi ricordo che una volta ero a Los Angeles. E ho trovato $20. Io, ragazzi, quando avevo, mi sembra che lì avevo 21 anni o 22 anni, fumavo, no? Ve l'ho raccontato, ogni tanto io raccoglievo i mozziconi da terra per fumare, perché non avevo soldi. E un giorno ho trovato a Los Angeles, ero su Sunset Boulevard, ho trovato su Sunset Boulevard $20 per terra. Vi assicuro, è stato uno dei giorni massimo più belli della mia vita. Ho detto, $20, cioè, ho detto, ma cosa faccio io adesso con $20? Però vedi, mentre soffrivo, io mi preparavo, studiavo, imparavo dai migliori. Avevo rimandato la mia gratificazione. Leggere un libro vuol dire rimandare una gratificazione. E quando tu rimandi la gratificazione, poi dopo ne avrai una
più grande del futuro. Tu non puoi cambiare il presente, puoi solo cambiare il tuo futuro. Come lo puoi fare a cambiare il futuro? Facendo oggi delle azioni che faranno una grande differenza. Quali sono alcune azioni che puoi fare oggi per fare una grande differenza domani? Puoi scrivere un libro, puoi costruire un profilo social, puoi farti allenare da qualcuno, puoi dedicare più tempo alla tua formazione. Fai delle azioni, puoi seguire, guarda, ti vai a guardare TEDx e ascolti su TEDx 20 video. Questa è una cosa che non ti dà un'immediata gratificazione, ma potrebbe fare una grande differenza domani. Da ultimo, Massimo, e poi cerchiamo di mettere tutto assieme, perché anche le Sì, persone devono andare adesso. come Che dicevi tu, c'hanno. la regola è che il successo di una persona dipende dal successo delle persone che gli stanno intorno. Che bello, sì. Il successo di una persona si misura non dal denaro che ha guadagnato, ma da quanto denaro ha fatto guadagnare alle sue persone. È da quanto bene stanno i tuoi colleghi, da quanta differenza hai fatto nella vita delle altre persone. E ogni volta che tu aiuti qualcuno, anche tu diventi più forte. Dopo che io ho fatto questa presentazione, anche io sarò più forte, perché anche io a mia volta avrò ottenuto, spiegando a voi delle cose, una parte della maggiore forza o positività piccolina che vi ho dato questa sera tornerà indietro a me. Allora, se io metto tutti questi 10 punti assieme, cos'è che alla fine vengo a fare? No? Che dico che noi non possiamo scappare. Tu di fatto stai già avendo successo dove sei, solo che non te ne sei accorto. Io credo che tutti noi, che esista un canale di abbondanza che porta una grande abbondanza nella vita delle persone. Quando tu invece hai povertà nella tua vita, non è perché sei incapace, ma perché tu semplicemente hai deciso di camminare al di fuori del canale dell'abbondanza. E com'è che hai iniziato a camminare fuori dal canale dell'abbondanza? Non essendo una bella persona, smettendo di sviluppare le tue capacità, stando vicino a delle persone che sai che casomai sono un po' tossiche e che devi comunque frequentare, ma casomai non frequentare così spesso, o che devi imparare a gestire. O facendo delle cose che non sono proprio etiche, o accontentandoti di non scambiare in abbondanza. Quindi quando tu fai tutte queste cose, esci dal canale dell'abbondanza. E nel momento in cui invece riprendi a fare quelle cose, io penso che tu ti connetti di nuovo al canale dell'abbondanza. E allora il mio amico che ha ricevuto il messaggio dai tedeschi e gli risponde: ti mando un voucher da 600 euro. Io sono convinto che il giorno dopo avrà un'idea straordinaria che gli permetterà di cambiare la sua vita, perché è tornato a collegarsi al canale dell'abbondanza. Tu hai già un percorso per il successo, solo che oggi non lo vedi. E com'è che fai a vedere quel percorso? Primo devi studiare. Soft Skill Academy è l'inizio, cioè, perché vedi, ti mette in contatto con delle persone, ti mette in contatto con della positività. E poi devi fare delle cose, devi scrivere le tue mete. Perché se tu non scrivi le tue mete, vuol dire che non hai fede. Se tu ancora non hai scritto le tue mete a 5 anni, i grandi progetti che vuoi realizzare da qui a 5 anni, vuol dire che tu non hai fede. Non dico fede nel divino, non hai fede in te. Non hai fede nel fatto che tu potrai realizzare dei grandi obiettivi. Allora vedi, hai camminato al di fuori del canale dell'abbondanza. E la vita smette di darti abbondanza. Se tu smetti di scambiare in abbondanza, cioè quindi di dare qualcosa in più e di costruirti un alleato, ancora una volta, tu stai pensando che non puoi farlo perché c'è poco, perché c'è scarsità e di nuovo vedi la povertà ritorna nella tua vita. Inizia a lasciare delle buone azioni impunite. Vedi, allora ogni cosa può portarti nel canale dell'abbondanza, devi stare in quel canale. Quando tu accetti vicino a te una persona che ti sminuisce, che ti critica,
e non fai niente. E dopo aver provato a influenzarla, continui a vedere che ti critica e che ti fa stare male, e tu vedi, tu cosa stai dicendo? Stai rimanendo nel canale della povertà, della miseria, e non ti verranno delle grandi idee. Non incontrerai le persone giuste. Io invece voglio testimoniarti, io, guardate, non sono, accidenti a me, un po' di anni fa, non essendoci in giro un'azienda come Genio in 21 giorni, avevo grandi problemi a studiare, ho dovuto abbandonare la scuola. Sono partito con niente, perché non avevo proprio niente. Vi ho raccontato, in America raccoglievo i mozziconi delle sigarette per terra, cioè non è che vivevo per strada, avevo una casa, però sai, non c'avevo i soldi anche per comprare sigarette. Però ho iniziato a camminare nel canale dell'abbondanza. Io penso che le coincidenze non siano coincidenze, che tutti noi ci incontriamo per un motivo. E se tu sei qui stasera a sentire questa mia lezione, c'è un motivo. C'è qualcosa di importante che devi prendere. Forse desideravi da tempo sentire una storia di questo tipo, o forse sentirne una parte. Entra nel canale dell'abbondanza. La vita è abbondanza. E ricordi che se non stai sperimentando l'abbondanza nella tua vita, sei uscito da quel canale. Stai lasciando buone azioni impunite. Stai pensando alla povertà e non stai scambiando in abbondanza. Stai sminuendo te stesso. Non stai credendo nelle mete. Così facendo otterrai povertà, e anche il Covid sarà una trasformazione che ti rende più difficoltà. Invece guardate, posso dirvi una cosa: l'umanità, anche se soffrirà per un anno, 2 anni, 3 anni, quello che sarà a seconda di come andrà questa cosa, l'umanità evolverà e avrà cose migliori e opportunità migliori, e anche tu puoi averle se decidi domani di entrare nel canale dell'abbondanza. Questo è l'essenza. Bellissimo. Bellissimo, sto sentendo gli scrosci di applausi che sarebbero partiti in un'aula dal vivo, Paolo, perché hai proprio toccato. Vedono, ci sono l'interazione, poi sai, le persone anche un po' hanno fame, Massimo. Sì, ma guarda, secondo me in questo momento. Io tra l'altro ho anche le melanzane nel forno che devo andare dopo a vedere. Vabbè, dai, quelle se si cuociono un pochino di più sono anche più gustose, dai. Senti Paolo, guarda, veramente una lezione magistrale questa. Io penso veramente, ragazzi, che adesso mi riferisco ai nostri allievi della Soft Skills Academy, a chi già ci frequenta da un po' di tempo, che in un modo o nell'altro questi concetti voi li avete già sentiti, no? Però quando arrivano al momento giusto, sai com'è che si dice, no? Quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Il maestro può essere veramente qualunque cosa, una frase letta su un libro, può essere persino lo slogan di una pubblicità, può essere una lezione di Soft Skills Academy, che arriva in un momento giusto, cioè quando tu sei pronto. Ecco, decidere di essere pronti è una cosa fondamentale. Io mi auguro che per tutti gli allievi della Soft Skills Academy questa lezione sia stata importante e bella come lo è per me, ma soprattutto che ci spinga ognuno a fare qualche cosa di concreto. Adesso ci si apre davanti una nuova settimana, e quindi, come facciamo in tutte le serate del Soft Skills Academy, dobbiamo porci un obiettivo, no? Mettere subito a terra qualcosa di quello che abbiamo imparato, perché così vedremo che la prossima settimana parteciperanno alle serate delle persone un po' diverse, sicuramente un po' migliori. Io veramente, volendo proprio, guarda, veramente di tutte quelle che hai detto, frasi stupende, quella che forse mi ha colpito di più è proprio: non lasciamo le belle azioni impunite, no? Che proprio è controintuitivo, è bellissima questa cosa qui, cioè di quando tu vedi una bella azione non puoi fermarti a contemplarla, ma subito devi aggiungere il carico, devi decidere la forza del bene si espande, e bellissimo. Noi abbiamo modo di dare di più e l'altro a sua volta darà di più. Ragazzi, io credo davvero che, ecco, io vi voglio testimoniare che il successo è possibile, il successo professionale è possibile, e ragazzi, credetemi, parte dalla Soft Skill Academy. Le abilità che state avendo qui sono le abilità importanti per avere successo. Io non ho avuto successo per un mio titolo accademico, ma ho avuto successo perché sapevo ascoltare, ho avuto successo perché avevo entusiasmo.
Ecco, ricordatevi, non è proprio lo scopo della lezione di questa sera, ma vorrei che lo ripeteste: l'entusiasmo è un ingrediente del denaro. L'entusiasmo è un ingrediente del denaro. Cioè, dentro, se tu prendi una banconota da 50 euro, guarda, adesso io qua ho una banconota da 50 euro, qua dentro un ingrediente di questa banconota è l'entusiasmo di qualcuno. Bill Gates aveva entusiasmo. Il tuo entusiasmo è l'ingrediente del denaro. Quanto entusiasmo hai? Come sei messo a ingrediente? L'entusiasmo che hai oggi determinerà il denaro che hai domani. Capisci quindi che partecipare a serate come queste regolarmente ti ricarica l'entusiasmo e ti rende ricco. Perché dopo i soldi arrivano. Ecco, vedi, ti ho parlato della prospettiva temporale. Ecco, rimani in positivo così per 2 o 3 anni. Mentre impari. Mentre lavori. Allora ti assicuro che cambia tutto. Cioè, tutto parte da alcune abilità intangibili, perché non abbiamo detto trovare il capitale nelle 10 regole del successo. Ragazzi, io ho milioni. Abbiamo detto che devi imparare a riconoscere le persone. Anche questo è un soft skill. Abbiamo detto che devi imparare a persuadere le persone a cambiare. Anche questo è un soft skill. Tutte abilità intangibili. L'entusiasmo è un ingrediente del denaro. È una abilità personale. Va bene, Massimo, io devo scappare. Sì, certo, Paolo. Io chiuderò adesso in 5 minuti. Veramente ti ringraziamo dal profondo del cuore per questo tuo intervento. Bellissimo e chiarissimo. E in realtà vado proprio diretto alla fine, visto che abbiamo sforato un po'. Ragazzi, allora, perché è già un nostro allievo della Soft Skills Academy, se avete delle domande, delle richieste, qualunque cosa, scrivete i vostri istruttori, perché veramente di questi 10 punti ci sarebbe da parlarne per 10 settimane, uno alla settimana. E se volete veramente approfondire alcuni temi, chiaramente la Soft Skills come percorso è proprio quello ideale. Agli ospiti, cioè chi è ancora collegato ed era la prima volta, io faccio solo una domanda. Ma un'opportunità come questa, vuoi che sia l'ultima o la prima di una lunga serie? Assolutamente tutto qua. È l'ultima questa volta che ci colleghiamo insieme, stiamo insieme virtualmente, o è la prima? Sapendo che comunque le cose prima o poi torneranno a essere più, come, insomma, più normali, e che magari potremo veramente incontrarci, stringerci la mano e diventare veramente alleati ad un altro livello. Questa è la domanda che voglio fare a tutti gli ospiti. Un grazie. Vogliamo portarvi degli imprenditori a parlare, riprendiamo l'anno prossimo, vi portiamo degli imprenditori che vi condividono. Abbiamo e hanno bisogno di persone entusiaste come voi, perché avranno bisogno gli imprenditori di ragazzi e ragazze che entrano nelle imprese e portano delle idee anche innovative, che le aiutano a reinventare. E io, Massimo, e i vostri istruttori proveremo a guidarvi in questa cosa. Ragazzi, abbiamo bisogno di voi. Cioè, se prendi questo punto di vista, vedrai che ci sono delle grandi opportunità. Grazie Paolo, benissimo. Ti siamo tutti quanti veramente grati e saluto tutti. Spero che vi abbia dato una bella carica di energia, una bella carica di entusiasmo per affrontare non solo la serata. A me aspetta una serata magica, perché oggi è il compleanno di Chiara, la mia compagna. Accidenti, Chiara, tanti auguri! Tantissimi cari auguri. Che una... Vabbè, niente, cosa ve lo dico a fare? La mia donna, insomma, è straordinaria, adesso non vedo l'ora di tornare a casa e di passarmi la serata con lei. Spero che tutti quanti voi abbiate vicino delle persone che amate così tanto per passare una bellissima serata pieni di energia e di carica, che è l'ingrediente fondamentale della Soft Skills Academy. Vi saluto tutti, ci vediamo alla prossima, che sarà il 7 maggio, come è stato anticipato durante questo incontro. Ci sarà Luca Mazzucchelli, psicologo, amico, grande influencer anche, quindi sicuramente un personaggio che sa comunicare e che sa dare davvero degli spunti estremamente interessanti. E quindi grazie Paolo, grazie tantissimo. Io spero di rifare un'altra diretta con te, non il prossimo anno, magari di quest'anno, un'altra di sicuro, perché ci dai tantissimo e perché davvero abbiamo voglia di restituire tantissimo alle aziende partner.
agli imprenditori dell'MBS e a tutti quelli che credono in questo progetto. Quindi grazie e arrivederci a tutti quanti. Ciao! Ciao!